Dopo aver fatto kayak in Abruzzo, tra l'altro se vi siete persi il video ve lo lasciamo in descrizione, questa volta vi raccontiamo di un'esperienza fatta qualche tempo fa, in cui ci siamo tuffati da 12 metri, congelati le mani in acqua, arrampicati, calati con delle corde e divertiti un sacco. Venite con noi in Piemonte a fare canyoning! Questa volta ci saranno con noi Giulia e Gabri, mia sorella e suo compagno. In realtà sono stati proprio loro due a proporci questa avventura. Il punto di ritrovo e di partenza per la nostra spedizione è Balmuccia, un piccolo e grazioso comune della Valsesia, in provincia di Vercelli. Il paesaggio intorno a noi è già di per sé bellissimo, ma inoltrandoci sul fiume scopriamo angoli nascosti che in modo diverso non avremmo mai potuto vedere. L'acqua del fiume Sesia è ghiacciata, ma muovendosi e tuffandosi, dopo poco non vi accorgerete più del freddo. Era la prima volta che facevamo canyoning e ci siamo divertiti tantissimo. Non c'è mai il tempo di annoiarsi, con scivoli naturali, rapide e cascate da cui lasciarsi andare a testa in giù. Ci sono anche alcuni tratti in cui si cammina tra grandi massi, agevolati da catene e corde fissate alla montagna. Oh, quando ti entro, eccomi che stai cadendo tutto. Questo è l'addio. Dentro mi sono... Dentro anch'io, che male! È emozionante affrontare queste continue sfide. Ha messo alla prova anche la nostra resistenza e il nostro essere un pochino spericolati. Va, vai tu per primo. No. Prima non me la prendo. Vado io. Vai tu. Vai. Dopo due salti, uno da 5 metri e uno da 8, rimaneva solo l'ultimo grande tuffo da un'altezza di 12 metri. C'è chi si è calato con la corda e chi, come noi, con una buona dose di coraggio, si è lanciato nel vuoto. È stato assolutamente adrenalinico. Peccato che sono atterrata in acqua male e mi sono praticamente rotta il coccige, ma sorvoliamo sulle mie disavventure. È un'esperienza che rifaremmo molto volentieri e ve la consigliamo assolutamente se vi piacciono questo genere di cose. Chissà la prossima volta quale sport potremo provare, voi cosa dite? Rafting, paracadutismo, parapendio, chi lo sa? Voi cosa ci consigliate? Prima di salutarvi, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale e lasciate un commento al video. Grazie per essere arrivati fino alla fine, alla prossima!